Ho sempre guardato quella maglia come il più prezioso dei miei giocattoli, come il migliore dei miei amici. Non vedevo l'ora di indossarla. Forse perché mi faceva sentire grande, forse perché mi avvicinava ai miei idoli, o semplicemente perché coronava il mio sogno di diventare un giocatore di basket. Ancora però non sapevo una cosa importante. Per diventare un campione dovevo prima essere un grande uomo. E per esserlo avrei dovuto affrontare tante sfide. Proprio come nella storia degli Angels. Tante sfide. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Questa storia in qualche modo inizia grazie al Milan e ad un illustre allenatore di Serie A del più nobile gioco italiano. In una finale del trofeo Beretti e con il Milan, mi ricordo, disputata di notte con un'illuminazione anche molto scarsa. Di conseguenza mi creò già un po' di frustrazione, un po' di timore, un po' di perplessità. E presi un gol nel primo tempo che, dove capì, ecco, da un tiro dalla distanza, che non poteva essere il mio futuro questo, in queste condizioni. È la storia dell'uomo che poi vincerà scudetti nella vicina Rimini. Se fosse stato per me, non avrei mai smesso di giocare, perché giocare a basket è la cosa più bella che c'è nella vita. Ho vinto due campionati italiani. Mi ricordo la trasferta che abbiamo fatto a Gubbio e in quella partita non riuscii a segnare tanto, ce ne fecero tutti i colori, spensero le luci, aspettammo per iniziare a giocare e mi ricordo che il campo era molto vicino alle tribune e mi spegnevano le sigarette sulla schiena. È la storia di un personaggio senza tempo che da 40 anni affronta sfide incredibili. Finalmente potevo organizzare una società a livello di settore giovanile importante. È la storia del miglior coach d'Italia che ha scelto il piccolo borgo per farlo diventare grande. Dentro di me stava nascendo un fuoco che si stava accendendo, che era quello che mi diceva: forse a Sant'Arcangelo possiamo fare un settore giovanile importante come Rimini. E di lì è partita la prima grande sfida. È la storia di Davide che batte Golia. A dicembre c'è il primo vero derby tra Basket Rimini e Basket Sant'Arcangelo. Ebbene, questo primo derby, il Basket Sant'Arcangelo vince con una partita strepitosa. È la storia di due grandi cavalcate. Diversi giocatori, tutti cresciuti nel vivaio Sant'Arcangelo, quello che poi questi ragazzi ci portarono alla B prima, alla A dilettanti, addirittura la 33esima squadra italiana, perché la A dilettanti si parla della 33esima squadra italiana che andava poi da Capo d'Orlando, l'unica volta che io ho preso l'aereo in vita mia, e tre giorni dopo si andò a giocare a Omegna, che è vicino alla Svizzera. Diceva qualcuno: le sfide ti fanno scoprire cose su te stesso che nemmeno conoscevi. Esse sono ciò che fanno estendere il meccanismo, ciò che ti fa andare oltre alla norma. Forse, chissà, anche io sarò una delle tante sfide vinte dal Basket Sant'Arcangelo. Voglio dire una cosa a te, proprio a te che sei seduto lì. Perché giochi? Qual è la tua sfida?